sono i migliori parastinchi per il Krav Maga? Ce ne sono tantissimi tipi, spesso si va su quelli da Thai Box perché sono più robusti. In verità, per chi fa Krav Maga non è così necessario. Per come è strutturata la disciplina, i calci circolari tirati alle gambe non sono proprio, ecco, la nostra arma principale, e di conseguenza il tipo di impatto non è, diciamo che è frequente, ma non così frequente da giustificare una protezione estremamente grossa. Oltretutto il problema per noi non è solo la tibia, ma anche il lato della gamba, per tutta una serie di varie di tecniche e per il fatto che diversi drill anche di combattimento sono fatti con più avversari o più problematiche, per cui i calci arrivano da ogni direzione. Un ottimo parastinco, quindi un parastinco sufficientemente leggero ma molto aderente, o che comunque abbia la possibilità con le chiusure, io consiglio il velcro, sicuramente più di due se possibile. Altro elemento molto importante, poiché noi ci alleniamo con i pantaloni per Krav Maga, il parastinco deve essere o abbastanza sottile da stare sotto, o altrimenti deve essere proprio molto aderente e deve avere questo tipo di chiusura piuttosto solida, proprio perché starà sopra il pantalone, e altrimenti quello che succede è che il parastinco si muove. Sconsiglio i parastinchi che hanno la costolatura centrale, anche se sembra una cosa molto figa per proteggere la tibia, in verità quello che succede, poiché i calci arrivano da più direzioni, poiché il travisto non è un Thai boxer, quindi non ha spesso, soprattutto da subito, una grandissima precisione nei bloccaggi, quello che succede è che il colpo slittando fa spostare il parastinco e ti ritrovi ogni volta a dover risistemare i parastinchi. Sconsiglio i parastinchi a calza, perché poiché nel Krav Maga ci si allena generalmente con le scarpe, almeno nella maggior parte dei casi, li sconsiglio perché devi toglierti la scarpa, infilare il parastinco che è appunto a calza e poi rimetterti la scarpa, e ci si mette molto tempo. Spesso è veramente importante riuscire a fare due o tre esercizi con i parastinchi, passare a esercizi senza parastinchi, per cui insomma fondamentalmente è una perdita di tempo. Sì, ovviamente materiale se possibile traspirante, perché se è un materiale che non è per niente traspirante e non è di buona qualità, il sudore ristagna e vi ritrovate ad avere veramente uno schifo nelle gambe. E buona qualità dei materiali, ovviamente, per lo stesso discorso dei guantini: più il materiale è buono, più è possibile trattarlo con degli antibatterici, farlo asciugare, farlo seccare, diciamo, e quindi evitare il problema di avere poi del materiale che puzza in modo di